E qui c'è una storia curiosa perché per le cucine sciche, io mi ricordo che era il centenario della morte di Manzoni, no? E quindi quell'anno si parlava quasi sempre di Manzoni, no? Allora io pensavo, ma perché non facciamo una storiellina così, facendo una parodia dei Promessi Sposi? Tant'è vero che inventammo proprio questa storia di Renzo e Lucia che si vogliono sposare, però c'è Don Rodrigo che dice di no, capito? Quindi fuori tutto per bloccare questo matrimonio. E finché alla fine, capito, Lucia dice: Ma eccellenza, dice, noi abbiamo già comprato i mobili, abbiamo già comprato la cucina, è una chic. Allora lui dice: Bene, allora che era proprio milanese, allora anche il Don Rodrigo e il dis de sì, anzi il dis chic. Franco Godi mi prepara subito la musica perché, e mi ricordo che era molto benino, cioè, Renzo e Lucia si vogliono sposare, din don dan, din don dan, ma Don Rodrigo, din don dan, alzando il dito, din don, al matrimonio, dice di no, din don, din don, e dice: E quando il Don Rodrigo il dis de no, le no. Finché alla fine, capito, lui mandava i bravi a bloccare il matrimonio, poi allora alla fine, appunto, Lucia diceva eccellenza, eccetera, eccetera. Prepariamo i disegni, prepariamo gli storyboard. Allora esisteva, ma esiste ancora oggi, però soprattutto allora, esisteva un tribunale, diciamo, televisivo, la SACIS, no? Che stabiliva se un carrello si poteva fare, si doveva fare, perché loro c'erano delle restrizioni straordinarie, era peggio del vecchio Mea culpa di Mussoliniana memoria, no? Perché non potevi dire canottiere, non potevi dire mutande, non potevi fare le gambe, se ti dicevi le calze, tutti pensavano, ah, no, quando alla sera no, non potevi, no, vuoi parlare di lassativi mentre si mangia, per carità, hai capito? C'era proprio una specie di giuria severissima, capito? Era un cattivo, aveva anche potere di vita e di morte sul carrello, tu andavi là con un'idea dove si poteva dire tutto, dice, no, questo non ci piace. E il cliente invece piaceva, sempre. Vabbè, comunque, allora, però si doveva passare questo giudizio, no? Questo esame. Prendo i miei disegni, i miei storyboard, capito? La musichina, tutto quanto, arrivo a Milano, a Roma, alla SACIS, mi presento da questo direttore responsabile di quel settore, dico, come va? De Maria, mi ha portato qualcosa di divertente? Dico, sempre, dottore, lei lo sa che lo porto solo qua? Vediamo, 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 apro un po'. A questa cosa, poi gli faccio sentire la musichina. De Maria! Cosa c'è, dottore? Come si è permesso nell'anno del centenario della morte di prendere in giro Alessandro Manzoni, una delle nostre glorie, il più grande romanzo storico che. Dico, ma no, ma era solo una parodia. Ma come si può, ma lei. Ma si vergogni! Oh, Madonna, hai capito? Si vergogni! Vabbè, ho capito, però a me sembrava che fosse. No, se ne vado, mi prende questa roba, me la butta proprio, no? E io, sai, non sapevo più cosa dire, sai, rimane malissimo, ma pensavo di aver fatto una cosa. Cioè, ma è carino, ma no, me la vergognona, via, se ne vado, se ne vado, se ne vado, da lei non me l'aspettavo, Madonna, al retro proprio rinculando, capito, sempre guardando, poi arrivo alla porta, devo girarmi, mi giro, mentre che vado a sentire la grigia, De Maria! Allora, dico, oddio, ha cambiato idea, dico, mi dica, dottore, si vergogni! Scendo alla stazione di Bologna e vedo che c'è la città tappezzata dai manifesti del Padrino, no? Porca miseria, ma porca miseria, ma Padrino, 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 successo, successo, successo. Ma chi se ne frega di Alessandro Manzoni? Ma ha ragione il dottor Montesi, no, io la sposto in Sicilia, capito? Così mi attacco al successo, capito, del Padrino e la faccio diventare una parodia del Padrino. Dico, ma mamma mia, questa sì che è un'idea, la sposto in Sicilia, Non è più i Promessi Sposi, ma diventa veramente due fidanzati siciliani che si vogliono sposare e c'è il padrino che. E infatti diventa subito Rosario e Rosalea se vogliono sposare, un de onda, ma il padrino un de onda, con il detino un de onda, al matrimonio dice di no, un de onda, e c'era il padrino che diceva. E quando il padrino dice no, io, con la voce sbocciata di Marlon Brando, e quando il padrino dice no, io no, ma caccano se non ve voglio, che il padrino non voglio. E finiva alla stessa maniera, capito? Che c'erano i bravi, c'erano i picciotti in questo caso che bloccavano il matrimonio, finché alla fine c'era la povera Rosalia diceva: Ma eccellenza, mo me ne già comprammo la cucina, abbiamo già. Abbiamo una chic. Allora diceva.
Allora, anche al padrino in questo caso, ma solamente in questo caso, per fare un atto di rispetto, voi dice di sì, anzi dice sì, va bene, benissimo, a posto. Riprende il mio trenino, che vi arrivo a lasciarci. Vado da questo direttore, dico: direttore, sono qua, guardi, c'ho il nuovo carosello della Chic, ma per carità, Manzoni, dico, ma avevi ragione, sa. Dico, sa, mi sono vergognato tutta la settimana. Sì, lo so, lei si è vergognato, però c'è una cosa, guardi, che è veramente una bomba. Gli faccio vedere lo storyboard, gli faccio sentire la cosa. No. Appena lui apre lo storyboard, come ti vede? De Maria! Ma cosa ho detto, dottore? Cosa ho fatto? Si vergogna, sì, ho capito, mi devo vergognare, mi vergogno. Però mi deve spiegare perché. Non si può... De Maria! Ma devo fare? Devo vergognarmi, va bene, mi vergogno. Non si parla di mafia in televisione, ma dico, c'è tutta l'Italia tappezzata dai manifesti del padrino. E noi, no, perché una cosa è il cinema, ma una cosa invece è una cosa imposta come il carosello. Non si parla, non c'è, non è. E allora, qua, mi devo vergognare? Sì, si vergogni! Porca miseria, rifatto tutto. Ma quella volta io non mi sono anche voltato perché sapevo che era inutile, capito? Sono uscito, ma con la morte nel cuore, poi ho detto, Marta, non c'è niente da fare. Tant'è vero che prendo addirittura un tram per arrivare alla stazione Termini, no? Arrivo alla stazione Termini, il tram si ferma perché sta passando un corteo di femministe, Dacia Marina in testa, i vari manifesti, capito? La gnocca è mia, la do che mi pare, capito? Per carità, l'uomo qui, insomma, no. E io vedo questa cosa, dico, ma sta a vedere che adesso, aspetta, aspetta. Vengo folgorato da un'idea, dico, porca miseria, ma guarda un po', questa cosa di femministe, se adesso io sposto questa cosa in Sicilia, dico, invece di, adesso telefono subito al dottor Montese, mi ricordo che erano le 5 meno qualche minuto, mi attacco al telefono al dottor Montese, a questo direttore nostro della SACIS, e dico, dottore, dico, guardi che... Ho cambiato tutto, sai perché? Ma come ho cambiato tutto? Sì, sto prendendo il treno, appena mi è venuta un'idea, sai, ho proprio incrociato un gruppo di femministe. Ho detto, ma porca miseria, ma queste hanno ragione. Noi abbiamo sentenuto la donna in uno stato di soggezione, specialmente poi giù in Sicilia. Dico, noi dobbiamo dare a queste donne siciliane, capito, una forza per poter reagire a questo loro stato di soggezione. Un matriarcato che si deve far sentire anche in un posto dove... E quindi, sai, dico, non è più il padrino che interviene e che blocca e poi dà la possibilità, ma è la madrina, capisci? Beh, è una donna, non è più padrino. Di là un silenzio drammatico, adesso qua mi manda a quel paese. Poi dice, De Maria, è una grande idea, è una grande idea, io mi assodo, vado avanti così. Insomma, il carosello è rimasto identico, come era stato pensato, solo che al posto del padrino che aveva la faccia di Marlon Brando, c'è la madrina che ha sempre la faccia di Marlon Brando, che invece adesso è dal barbiere, dal parrucchiere, sotto il casco, che fa queste cose, capito? Questo è per dirti com'è strana anche la vita di un carosellaro. Le cucine chic presentano una storia d'amore e passione, vi vogliamo stasera cantare. Rosario e Rosalia si stanno per sposar. Din don dan, din don dan, ma la macina ande onda, con la manina ande onda, al matrimonio, ci siete levate in tondo. E quando la macina dice no, io no, perché qua non si muove foglia. Che la macina non voglia, sembra lo so, delle macina. Li fermeremo de onda, li prenderemo de onda e torneremo de onda, qui da Mossia, con Rosalia, tende onda. Ciccio, ora tenderai questa robustissima coda attraverso la strada. Vai! Cammina! Obbedisco e prontamente eseguo! Disturbo! Avanti, pappamolla! Ora salirai su quest'albero e quando la macchina si fermerà come un falco rapace, le piomberai sopra! Obbedisco e prontamente eseguo! Disturbo! Signora mia, ma che fa? Me lascia andare! Cammino! Ciccio, che fai? Torna subito giù! Obbedisco, e prontamente eseguo! Ai 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 ai, macchina nei guai finimmo! Pensateci voi! E la macchina ande onda, con la manina ande onda, al matrimonio! Ridice no, ande onda! E quando la macchina dice no, io no! Ma madrina, vogliamo scherzare? La cucina già comprammo! È una chic! E allora anche la macchina dice sì. Anzi, dice chic! Questa è Conchiglia Chic.
La nuova cucina componibile, interamente trasformabile. Si chiama così perché nasconde tutte le parti necessarie. Aperta è cucina, chiusa è salotto. Un miracolo di spazio, amico della donna. Conchiglia Chic. Questa Chic è una cucina